Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. Con noi in questa straordinaria puntata facciamo un balzo negli anni 90 e anni 2000 con un produttore, autore, arrangiatore, DJ. È qui con noi Alessandro Del Fabbro. Ciao Alessandro! Ciao, ciao, che piacere vederti. Che bello parlare di musica e parlare di anni 90-2000, Bara Nonina. Che cosa fantastica. Poi hai un retroscena straordinario, Non è un sfondo, eh? Ci tengo a dirlo. Non è uno sfondo come il No, non mio. è uno sfondo. La mia tana, ma direi più che altro la mia stanza dei giochi. E quando entro qui dentro comincio a giocare e mi diverto sempre. Ed esce sempre fuori qualcosa di straordinario. Alle volte no, però io mi diverto sempre. Al di là di quello che esce, io mi diverto sempre perché il processo creativo è un po' come i bambini, no? Quando giocano con l'Ego. Sì. Poi buttano, magari fanno una cosa, poi dopo gli danno una botta, casca tutto e vabbè, si riparte da zero. Però è stato bello farlo, è stato bello farlo. Sai, io credo che sia proprio anche il segreto di questo lavoro, come anche di ogni altro lavoro, divertirsi, cioè portare la passione. Perché dal momento in cui ti diventa un obbligo, cioè lo devo fare perché, eccetera, eccetera, che alle volte su certe commissioni può succedere, però allora non riesci a metterci dentro del tuo, oppure ci metti qualcosa di pesante. Finché ti diverti, bello brutto, comunque c'è sempre un po' di energia scoppiettante dentro. Ma anche quello che stai facendo te, insomma, credo che venga fondamentalmente da una passione. Sì, dalla passione. E si vede perché si vede, guarda, dal tuo sorriso, dai tuoi occhi, che non c'è bisogno che tu. No, no, è vero, cioè non è che dici no, ma a me piace la musica, lo faccio per. No, è perché si vede, il tuo viso parla da solo. Ti ringrazio, Ale, ti ringrazio di cuore. Ok, dai, mi fai emozionare, siamo all'inizio, poi si arriva alla fine e mi sdraio completamente in terra. Ma figurati. È bello trovarsi, è bello condividere la musica. Guarda, io è una cosa che, perché poi fai presto a cascare nelle frasi retoriche, no? Cioè, è un attimo, però, ragazzi, voi che siete all'ascolto, tu mi capisci? Cioè, quando condividi un pezzo, ma anche quando eravamo sulla pista da ballo, no? Non ci sono bisogno, non c'è bisogno di parole, non c'è bisogno. È un'emozione veramente che non è rara, è preziosa nella vita. Ora, noi veniamo, insomma, anche te non sei giovanotto, ma insomma, sei un po' stagionale. Un po' di capelli bianchi ce l'ho, eh. Siamo diversamente giovani, usiamo questo termine. Però, se ti ricordi quando andavamo proprio sulla pista da ballo, no? E c'erano delle vibrazioni, c'era un qualcosa che andava al di là del semplice ascoltare ballare. Ed era tutta una reazione a catena. Ora io lo dico per i ragazzi che probabilmente questa cosa non l'hanno vissuta, perché per noi è scontato, perché negli anni 80, 90 eravamo sempre in pista, quelle piste piene, sai, dove proprio sembrava di essere come Vero. prima dell'analisi, cioè tutto dall'altro. E quando entrava con quei belli impianti, quando entrava il disco del momento che il DJ sapeva comunque come cucinarti, eccetera, eccetera, si creava una specie di contagio, no? Cioè una specie di pulsione positiva, e questa cosa comunque la condividevi perché cioè, sentivi proprio a pelle che questo pezzo qui era quello che piaceva a tutti. E quindi facevi gruppo, no? Noi siamo quelli che ballano questa musica. E infatti un po' era così prima, c'è chi ballava l'afro, chi ballava l'elettronica, chi ballava l'house, chi ballava la techno, chi ballava il commerciale. Erano un po' selezionati, diciamo, per gusti musicali. Ma c'era questa cosa meravigliosa,
che era che la musica dava la botta, quell'emozione collettiva. Ecco, il discorso dell'emozione collettiva, che probabilmente oggi i giovani forse nei concerti li possono ritrovare, perché su internet non lo so quanto si possa ritrovare questa sensazione che proprio senti come un tutt'uno, senti un insieme. Da DJ, ti dico, da DJ, è una sensazione che ho provato qualche volta in maniera speciale, specialmente le discoteche con quelle maxi discoteche dove c'erano 2000 teste, 3000, no? Ho lavorato al Crocodile, alla Casina Rossa, che sono discoteche, quelle maxi discoteche degli anni 80. Quando mettevi il pezzo che lo sapevi che era, cioè sentivi un boato, un po' come lo stadio, dai, ecco, probabilmente può essere, sì, possiamo fare un paragone col gol dello stadio, cioè c'è una liberazione, e sentivi come un'onda energetica, no? Che in quel momento tutti, o la maggior parte, gioivano insieme. È vero. Che bello. Ci ritorneremo, dai. Poi ci ritorneremo. Io ci conto. Sì, sicuramente, dai. Alle piste da ballo, sì. Alessandro, raccontaci un attimino come hai iniziato. Allora, io ho molte vite. Come hai iniziato? Senti, io... Nel mondo musicale, anche poi arrivando al mondo discografico. Allora, diciamo che in casa c'era sempre la musica, perché la mia mamma era una professoressa di pianoforte. Mio babbo comunque no, ma suonava il pianoforte. E quindi io da piccolo mi sono sempre seduto lì in maniera più o meno autodidatta, perché mia mamma ha cercato più di una volta di farmi proprio studiare con l'iter classico, no? Però scuola, mia mamma era un'accademica, poi dei tempi, quindi negli anni 70 metteva lì a fare il solfeggio, le scale, io reggevo poco, ma c'avevo la voglia di risuonare le canzoni che mi piacevano, quindi Baglioni, Battisti, mi mettevo lì e cercavo un pochettino con le basi che mi aveva dato e soprattutto con l'orecchio di farmele suonare. Penso che l'approccio con la musica negli anni 70 per molti sia stato proprio il mangiadischi, ecco, insomma, forse te li ricordi quei mangiadischi arancioni, verde. Mi ricordo. Esatto. Quindi alla fine, poi diciamolo, ora io lo so che rischio di sembrare vecchio, ma negli anni 70 la musica veramente era molto, come potrei dire, cioè era un fenomeno, era il fermento, cioè c'era la musica sperimentale, cantautori, insomma gli anni 70 sono stati fantastici, poi anche gli anni 80, 90, la musica è sempre bella, però in quel periodo la musica era qualcosa di straordinario. E ritornando alle emozioni, avevamo poche distrazioni noi alla fine, specialmente quando non potevi andare a ballare, che avevi 12, 13, 14 anni, no? Ma anche 10, cioè tu stavi in casa, guardavi la TV dei ragazzi, poi il massimo era prendere, non so, Kung Fu Fighting e metterlo nel mangiadischi, per dire. E quindi il primo approccio è stato questo, cioè quello di questa passione per la musica. Poi dopo ho cominciato a frequentare le discoteche da cliente e mi sono innamorato della musica anni 70, mi sono innamorato della disco music, perché allora innanzitutto c'erano delle melodie fantastiche, c'erano delle voci fantastiche, quindi ti parlo di Donna Summer, di Gloria Gaynor, di Thelma Houston, e c'erano dei dischi straordinari. E quindi ti innamoravi, perché la radio ti inondava di pezzi straordinari, cioè veramente prima, se tu prendi le classifiche, che ne so, del 77, 78, 79, tu guarderai che le prime 30 posizioni sono quelle che ancora oggi la gente si ricorda. Se tu invece prendi una classifica del 2005, ti ricorderai i primi tre,
forse, forse. Perché effettivamente c'era un apporto di musica di qualità pazzesco, cioè lo dico io, ma credo che lo possano riconoscere. Ti confermo, anche, diciamo, quindi, anche da parte mia è così. Quindi io andavo a ballare e lì ho visto, sono stato fulminato come San Paolo sulla via di Damasco, Riccardo Scioni, con capello fluente, col microfono, con l'eco, il tamburello in mano, insomma in questo mondo che era Luna Park, perché poi in realtà oggi siamo abituati a tutto, siamo abituati anche alla grafica 3D che fa vedere i dinosauri che fanno colazione e sembrano veri, ma quel tempo lì, cioè vedere una luce stroboscopica oppure un psichedelica, cioè era come montare su un'astronave, e queste discoteche ti portavano un po' fuori dalla realtà, forse come fa internet oggi, ma in maniera concreta, materiale, cioè tu entravi in questi posti un po', direi quasi alieni, fantascientifici, dove in realtà ti sembrava di essere su un'astronave, perché musica con impianti pazzeschi a palla, luci da tutte le parti, effetti straordinari, ed eri catapultato veramente con tutte le tue sensazioni in un mondo diverso. E lì, siccome la passione per la musica mi portava a ballare da quando entravo a quando uscivo, che in condizioni pietose si puzzava come dei caproni, perché oggi tutti i fighetti si appoggiano lì, come entrati escono, il ricciolo è sempre lì, è sempre uguale, non si è mosso. Noi entravamo decenti, almeno io, per me e per i miei amici, uscivamo come sai quando escono quelli sequestrati, no? Dopo mesi di sequestri, che tornano a casa tutti scapigliati con l'ascella pezzata. Avevamo e facevamo dei balli, cioè molto fisici, insomma, voglio dire, capriole, vedevi di tutto, e quindi ero uno che ci dava dentro. E Riccardo, siccome me la cavavo benino a ballare, ma ballo spontaneo, non è che mi ha fatto scuola, eccetera, eccetera, mi disse una volta, appunto nel 81, mi disse: guarda, allora io già gli chiesi di fare il corso, perché ero innamorato, dovevo fare così, e che ho fatto nel 81, mi disse: guarda, io ho fatto un disco, ho bisogno di un paio di ballerini che mi fanno un po' di movimento. Te la senti di ballare? Guarda, Riccardo, io così, non è che sono un ballerino, mi piace ballare. No, ma te sei snodato, mi diceva. E infatti il mio soprannome all'epoca era Gommino, perché avevo questi movimenti molto elastici, infatti senti. Elastic Waves, proprio perché Gommino, poi è diventato DJ Alex Gom, al di là del nome, però sai che c'è sempre il nickname, no, del DJ, eccetera, eccetera. E purtroppo sai com'è in Toscana, tu, insomma, voglio dire, sei toscano, quando ti appioppano un soprannome, quello è, e buonanotte. Quindi io ancora oggi, per certa gente di Pisa, sono Gommino, cioè non gliela levi, anche se ho superato diciamo certe età anagrafiche, ma io sono Gommino. E questo fu un colpo di fortuna dal punto di vista, diciamo, dell'approccio proprio con un mondo un po' più professionale. Dovendo seguire Riccardo nella sua tournée in America, quindi l'altro ballerino che era coreografo si inventò le coreografie, era molto più bravo di me, lo dico sinceramente, lui lo sa, organizzò tutto, ci comprarono una tutina rossa, se ti ricordi il video di In America. Allora praticamente uno dei due eri te? Sì, sì. No, non lo sapevo, Questa è stata una. Me lo sveli così in diretta e sto per svenire ora adesso. No, svengo. No, io, esatto, tu vai a vedere il video. Ma non lo sapevo, Ale. Io, vabbè, non è, non, ti dico la verità, non è che dove vai?
lo scrivo sulla maglietta, ero quello che ballava, capito? E no, però facendo la storia, ormai che ripercorro e devo rifare le tappe. E quindi con Riccardo abbiamo fatto un sacco di televisione, abbiamo fatto le tournée, l'ho seguito. E la mia fortuna qual è stata? È stata che facendo le serate con Riccardo e avendo fatto il corso a DJ, lui, io praticamente facevo un po' tutto, perché arrivavo, aprivo la serata, poi Riccardo la continuava e noi ballavamo al suo fianco, poi finita la sua oretta e mezzo di show, io rimanevo lì sul palco e chiudevo le sue serate. E quindi questa cosa qui mi ha aiutato molto, diciamo, nella mia carriera come DJ, perché insomma mi vedevano con Riccardo prima a ballare, poi a mettere la musica, e mi ha dato molta credibilità, fino a che poi fortunatamente lo reclamavano così tante discoteche che lui, non potendo andare da tutti, diceva: no, guarda, ti mando Ale, che comunque è bravo, ti mando Ale. E io ho cominciato, diciamo, veramente alla grande, grazie a Riccardo Scioni, che mi ha dato fiducia e mi ha fatto, insomma, già partire, diciamo, a un buon livello. La gavetta me la son fatta comunque, perché insomma non è che un paio d'annetti, poi c'è stato il militare nel mezzo, sono fatti, insomma, ero quello che comunque arrivava, aiutava a montare l'impianto, faceva l'apertura, ballava, faceva la chiusura, aiutava a smontare l'impianto e poi andava. Io ero veramente a 24 ore. Comunque è stato un periodo fantastico, anche perché avere 20 anni, 21 anni e vedere gli studi della Rai, fare, che ne so, festival bar, insomma, conoscere anche dei personaggi, Scialpi, mi ricordo, Chris Ria, poi tutti questi, perché al tempo ti ricordi che la Rai faceva sulla Rete 3 anche questi festival, un po' come fanno ora Battiti Live, sì. Anni 80, primi anni 80, faceva queste cose con i successi del momento, e quindi eravamo, diciamo, tutti nel backstage, insomma, a 20 anni è stata una cosa straordinaria poter frequentare certi posti. Però ora non ti sto a fare tutta la storia, poi ho continuato nelle mie discoteche, certo, all'estero, ho fatto un piccolo periodo di qualche mese a New York, sono andato a Londra. A Londra la cosa meravigliosa è che ho trovato da lavorare in discoteca partendo da cameriere. Questa te la voglio raccontare. Sì, sì. Già, insomma, lavoravo, era nel 90, quindi già ormai avevo fatto delle discoteche anche importanti in Italia. Ogni tanto sbroccavo, dico: basta, voglio fare un break. E sono andato a Londra, dico: vado per 15 giorni e poi sono rimasto 5-6 mesi. Andando là, dico, avevo trovato un lavoro qualsiasi, no? E poi ho detto: guarda, però quasi quasi, visto che ci sono e so fare DJ, dico, ma vai, Alessandro, almeno vai a bussare, ti diranno di no, no? Sicché ho bussato in 2 o 3 discoteche del centro. E tutti dicevano: no, guarda, non ce l'abbiamo, insomma, non mi davano credibilità. A un certo punto sono arrivato in Kings Road, mi sembra, e c'era un clubettino piccolino. Io suono il pomeriggio, dico: ma cercate un DJ, perché io in Italia faccio il DJ? Dice: no, cerchiamo comunque un cameriere. Va bene, vengo io. Quindi quella sera lì mi presento come cameriere, ma te guarda veramente la vita delle volte, no? Sì. Mi presento come cameriere, che me frega, intanto voglio dire, la discoteca è il mio ambiente, magari conosco qualcuno. Sì, almeno sei lì, insomma. Magari mi dire, insomma, alla fine, insomma, era divertente, no? E io porto questi bicchieri in cucina e vedo un ragazzo un po' più grande di me, ma quasi coetaneo, insomma, io avrà avuto 3-4 anni più di me, tutto ben vestito, mi fa: ma tu sei cameriere nuovo, sei italiano? Dico: sì, sono italiano. Dice: ah, ma sai che anch'io ho i nonni italiani, ho i genitori italiani, siamo venuti qua a Londra e noi siamo di Massa. Ah, si chiamavano Forzoni di cognome. Ah, Forzoni. Forzoni. Dico: guarda, io
sono venuto qua, ma dice, ma in Italia con me sei venuto? Dico, no, io facevo il DJ. Ma come fai il DJ? Dico, sì, avevo chiesto, ma insomma, poi ho preso questo lavoro perché comunque, insomma, mi piace la discoteca. Dice, ah, ti presento a mio fratello. Vieni, vieni. Il fratello era il DJ che stava mettendo i dischi. Ora, dunque uno Tony e l'altro non mi ricordo, vabbè, insomma, sono passati già più di 30 anni. E mi ha portato in console. Dice, oh, guarda, un DJ italiano che è venuto di qua, senti, eccetera, eccetera. Fa, metti due dischi, perché io non è che ho i vinili. Dico, ma dammeli te, e io li metto. E infatti ho fatto una piccola sequenza di 3-4 dischi. Ho fatto, ah, ma cavolo, ma sei bravo? Dico, beh, è il mio lavoro, però ero così. Allora devi venire martedì, facciamo una serata spaghetti house. Facevano, perché nel 90 c'era Black Box, cioè in realtà ho avuto anche la fortuna, quella con la C maiuscola, che stava andando proprio Cappella, insomma un sacco di artisti che facevano FBI Project, insomma era quel periodo lì, no? Allora il martedì cominciai a fare, smisi di fare cameriere, ma subito praticamente la mia carriera da cameriere è durata un'ora, un paio d'ore, e poi dopo mi propose in un'altra discoteca lì, dice, ma te ci andresti a fare il sabato al Crazy Larry's? E ci mando, sì, a voglia. Ed è stata quindi un altro periodo, 5 mesi, poi sono rientrato in Italia perché insomma questioni familiari e la mia vita, e poi ho ricominciato, siccome venivo da Londra, allora poi dopo mi sono fatto mandare dischi. E siccome poi sono tornato in Italia, allora tu sai che quando tu vieni dall'estero, automaticamente, anche se non sapessi fare niente, ma diventi allora, caspita, quello era quello che lavorava allora. All'altro, subito mi hanno offerto, subito ti fa curriculum, diciamo. Sì, ho fatto subito il cava, cioè l'inaugurazione di una discoteca importante, guasta, insomma. Poi mi portavano a Londra a prendere i dischi, perché ormai avevo, vivendo a Londra, lavorando a Londra, ero già conosciuto nei negozi di dischi, e mi davano determinate copie promozionali. Ma che genere mettevi in discoteca? House. Però lì, in quel momento lì, allora c'era a Brixton, se non ricordo male, The Fridge, una discoteca dove lavorava Soul to Soul, di quel DJ Jazzy B, e perché negli anni 90 comunque, oltre alla musica house, spaghetti, cominciò ad andare di tendenza il downbeat, noi lo chiamavamo, cioè tutta quella roba tipo Soul to Soul, no? Dove c'erano queste serate molto black con musica lenta. In Italia erano già più... più martelloni. Martelloni, tanto è vero, quando andai a lavorare al Kama, io facevo tutta la prima parte con tutte quelle cose molto, molto lente che in quel momento in Inghilterra erano di moda. E qui in Italia eravamo un po' più solidi, piaceva la casa. Sì. Anche lì c'erano i rave, per l'amor del cielo, però diciamo che era un momento in cui veniva fuori questa, aspetta, questo si chiamava anche acid, mamma mia, comunque era una musica, sì, anche un po' acida, ma lenta, un beat molto molto lento. E niente, quindi poi arriviamo alle produzioni, torno, dunque io ho cominciato un pochino prima a sperimentare il mondo delle produzioni, ho cominciato proprio l'anno prima, ma in maniera quasi, come ti posso dire, di divertimento, perché io non ho mai avuto grande dimestichezza e facilità con la tecnologia, quindi tu vedi tutte queste macchine qui, è stata dura, perché non ci sono quelli che hanno, no, i famosi smanettoni. Io a quel tempo lì, magari 3 giradischi, però campionatori, queste cose qui non ne avevo più. Sì, ti trovi un po' più in difficoltà. Mi trovo in difficoltà. Invece poi un mio amico mi disse, però ragazzi, anche te sei duro, perché era un DJ
che l'ha smesso, insomma, eravamo molto amici. Però dovresti affacciarti a queste nuove tecnologie perché si sta aprendo un mondo. Infatti, in realtà si stava proprio aprendo col campionatore, queste cose qui. C'erano, ti ricordi, alla fine erano tanti i primi campionatori, c'era il DJ col campionatore. Dovresti imparare, faccio, ma Daniele, ma non ce la faccio, guarda. È più forte di me. E disse, guarda, tu comprati una workstation e poi rompimi le scatole anche di notte, io mi metto lì e te la spiego. Workstations erano delle tastiere che, diciamo, avevano come un piccolo computerino dentro che ti permettevano di suonare e di registrare quello che suonavi. Quindi se c'è una melodia puoi scegliere vari suoni, questo va più tracce interne e facevi come dei piccoli provini, insomma, molto elementari. In più c'era un campionatorino piccolino, roba di 3,5 secondi stereo, cioè al massimo di più, che ti poteva far registrare, che ne so, una piccola base in loop, no? E tu facevi una tua creazione. Io lo comprai veramente scettico, ma poi quando mi resi conto che le mie idee, no, potevano in qualche maniera rimanere fissate nel tempo, le mie melodie, per esempio, ora uno c'ha una melodia, come fanno adesso? Registra sul telefonino, anche i produttori, no? Chi fa musica c'ha una melodia in testa, se la canta meno male sul telefonino, poi, anche se non è un cantante, poi dopo se la aggiusta, se la cosa, la propone, eccetera. Prima non era così, o c'avevi il registratore, e invece quella cosa lì ti permetteva di copiare un giro di basso, di prendere un loopettino da un disco, di suonarci una melodia, eccetera, eccetera. E insomma, alla fine ho detto, no, guarda, è dura, ma devo imparare. E così mi sono cominciato a prendere due pezzi. Poi sono andato a Londra, ho mollato tutto lì. Quando sono tornato, allora mi sono messo, diciamo, mi sono appassionato a questa cosa qua. Ho detto, Alessà, se ti piace, se credi di poter dire qualcosa, devi provarci. Certo. Delle schifezze, pazienza. Mi sono messo lì mannottate, giornate, imprecazioni, tutto l'alfabeto, perché c'erano... Perché ora c'è il computer, ma prima c'erano tutte le macchine, c'era il mixer, c'erano questi campionatori, l'S1000, l'S50, tutti gli expander che dove... Ma ho detto, però se tu vuoi rendere, se tu hai un'idea, se la vuoi rendere, voglio dire, concreta, vuoi far sentire, questo è il passaggio obbligato. E mi sono messo lì e piano piano ho fatto un piccolo studietto, che all'inizio era la mia stanza, con una 909, che è una drum machine storica della Roland, che ora ha dei prezzi incalcolabili, perché è un cimelio, accidenti a me quando l'ho venduta. La 909, c'è questa workstation, quindi c'è una batteria, e poi un piccolo expander della Roland, che andava tutto in un mixerino, quindi io praticamente un computer, perché prima c'era anche il computer che faceva come da sequencer, pilotava tutti questi strumenti, molto molto semplicemente, con qua prima 3, poi 4, poi vendevi una cosa e ne compravi un'altra, poi frequentavo altri appassionati DJ che c'erano il campionatore, e piano piano questa passione è cresciuta, e nel 91 ho fatto diciamo il mio primo disco, mi sembra nel 91, guarda, se non sbaglio, sì, facci vedere, se lo trovo il primo disco, vediamo, con la Digit, fra l'altro, che era, e qui c'è, no, bello che me lo sono messo a parte, però poi vediamo un po' se lo trovo. Allora, che si chiamava Effetto, ma veramente fatto, no, l'ho lasciato qua in fondo, ma te pensa come, che cialtrone che sono. Oh, vabbè, dai, mi ero preparato tutto, vabbè. Allora ti faccio vedere un altro disco che ho fatto con Gianni Bini. Questo è il secondo disco. Infatti è un promo, vedi, tutto scritto.
firmato, tutto scritto, è proprio un promo, ed è firmato, qui c'è scritto Milano 13691, scritto col pennarello, proprio così, con le firme. Questa cosa è stata fatta a Calenzano, al uno studio che si chiamava... chi se lo ricorda? Sì, lo studio è quello di Calenzano. Studio M, sì, lo studio M. Marzo. Qui vedo anche Gianni Bini. Esatto. Claudio Nildi, che purtroppo non c'è più, era un altro grande DJ che lavorava anche con Radio Monte Carlo, figurati. E questo è stato, diciamo, prodotto da noi. Gianni Bini credo sia stato uno dei primi dischi di Gianni. E questa cosa qui, entrare in uno studio serio, perché io facevo questi provini sulla, insomma, così, veramente con quattro strumenti, suonavano malissimo, però era piaciuto e dice dai, lo facciamo, perché questa qui avevo trovato io l'idea, avevo campionato un disco, una chitarra di un disco da un pezzo rock famoso, ma... ora non mi ricordo manco il titolo, una cosa un po' particolare, divertente, e sopra ho messo un rap fatto da una ragazza di Firenze che si chiama Vicky V, lei è italiana ma era appassionata di rap, hip hop, ti ricordi? C'era molto, anche negli anni 90, no? C'era questo hip house, cioè queste basi veloci tipo Milli Vanilli, no? Che dirti, no? Ce n'erano tanti, Tairi, insomma, che facevano rap su queste basi un po' dance. Piacque, oh, ma bellina queste, facciamo. Allora ho detto, allora, se è piaciuta, proviamo a fare altre cose, e ho messo su questo studietto, facendo poi negli anni 90, io ero molto orientato sulla musica commerciale, perché a me piace la melodia, onestamente. Poi ho fatto un po' di tutto, però quello che ha caratterizzato un po' il mio rapporto con la musica è una bella melodia che te la ricordi, che la canti, no? Cioè, prima ho cantato Everybody was Kung Fu Fighting, parabarabapapa. Cioè, questa è una cosa che ti rimarrà, cioè quando il riff è forte, capito? Quando il riff è forte ed è bello, è semplice, ma non è banale, che non è nemmeno facile, però questa cosa qua arriva. Ecco, la musica techno, la musica house, anche lì si basa più sul suono, cioè lì devi lavorare molto più sui suoni, devi creare delle emozioni con i suoni, che non è nemmeno facile, però è una musica un po' più ripetitiva, diciamo, no? Diciamocelo. Noi che siamo partiti, ripeto, da Gloria Gaynor, I Will Survive, certo. Noi ci portiamo dentro queste melodie qua, insomma. Sì, è vero. Donna Summer, insomma, che sia anche I Feel Love, però c'era sempre I Feel Love, queste cose. Poi la base era molto ipnotica, per l'amore del cielo, però c'era sempre questa voce pazzesca sopra che ti... Sì, poi questo ritornello che ti rimaneva in testa. Che ti rimaneva. E quindi poi negli anni 90, infatti uno dei dischi, secondo me, che ha funzionato abbastanza, mi hai detto che lo conoscevi, è questo con i Nice, e saluto qui anche Tiziano Grassi e Marco Vincelli, che sono altri due produttori, c'aveva una bella, cioè era una canzone con un bel ritornello, e quindi poi ancora oggi, insomma, si ricorda, no? Perché Nancy Lindena, c'era questo erano quelle cosettine molto, molto anni 80, che servivano per fare un po' da gancio, no? Da lì. Certo. No? Ce n'erano Martinelli. Ce n'erano tante, no? Vabbè, ma anche Self Control di Raff. Sì, c'erano tante. Poi dai, veramente, ecco, qui si passa dagli anni 70, gli anni 80...
hanno mantenuto molta melodia e questo è stato un bene, però la tecnologia è molto andata avanti e se vedi le produzioni italiane si sono moltiplicate. Negli anni 70 le produzioni italiane erano pochissime, quelle, no, non sto parlando, no, dei cantautori, cioè, non sto parlando di Baglioni, Forti e Battisti, sto parlando di dance. C'erano i fratelli La Bionda, detti Didi Sound, c'erano Malavasi con i Change, che facevano delle cose straordinarie, Peter Pormicioni, gli Easy Going, ecco, le cose che andavano, poi, cioè, forse Basciotti, ma forse Basciotti era un progetto internazionale, ma insomma... Le conti. Poi c'era Ciombini che è arrivato a quel discorso di Alex Chopin, di Masterpiece. Sì, assolutamente. Poi c'era Gary Lowe, che Sì, Gary Lowe. Cioè. Era un romano, Gary Lowe, mi ricordo. Insomma, c'erano Ryan Paris, comunque anche la Dolce Vita, un progetto. Però ecco, voglio, no, ma io sto parlando degli anni 70. Sì, è 70, no, perché Esatto, veramente e si fa. qui, ecco perché ce n'è tanti, perché chiudo il discorso. Negli anni 70 erano poche le produzioni. Quando la tecnologia ha fatto sì che gli studi si moltiplicassero, che fosse un po' più semplice e meno costoso, anche se era costoso, perché insomma, voglio dire, anche parlando con nostro amico comune Roberto Turati, cioè che lui è la Bibbia, no, sulle produzioni italo-disco anni 80, cioè comunque gli studi erano grossi, c'erano sempre banchi da 100 milioni di lire, ecco, insomma. Però poi piano piano arrivi ad oggi in cui se spendi anche, ripeto, 1500 euro puoi fare un prodotto che comunque te lo suonano. Ecco, capisci? Fai una cosa e poi la mandi a masterizzare in un altro studio. A quei tempi lì, se volevi fare i dischi, cioè, devi pagare 2 milioni di lire. Certo. Due, che dico 2 milioni? Insomma, Sì, le costruzioni certo. sono, la mia matematica non è mai stato il mio forte, però 2 milioni di euro, ecco, voglio dire, insomma, e quindi anche solo andare in studio e produrselo e pagare, cioè, era una cosa pazzesca. Per cui a me, diciamo, nell'84 forse sarebbe piaciuto anche andare in uno studio e fare una produzione. Però ci voleva 6-7 milioni solo per affittare lo studio e fare una produzione, capito? Quindi, meno male che poi la tecnologia, ripeto, infatti la musica house si chiama così anche perché si poteva fare in casa. In casa. Se tu guardi tutte le produzioni dell'89, 90, anche indipendenti americane, sono tutte cose fatte anche in maniera Sì, casalinga. casalinga, bravo, un po' anche scarne se vogliamo, però era bello perché e qui ci sarebbe da parlare, qui la musica fatta dai musicisti è stata traslata alla musica fatta da DJ, che hanno un altro punto di vista. Io ho lavorato in studio, specialmente alla Gitana, dove poi arriveremo. Ho lavorato con i musicisti puri, bravissimi, ti fanno degli arrangiamenti, però non hanno la visione della pista. Quando tu invece hai la visione della pista della gente, sai che una cosa potrebbe essere troppo barocca, troppo. Ti percepisci la febbre, come si può dire, no? Sì, Percepisci le capisci? sensazioni. Quindi lui dice: ma guarda, questo è bello, un accordo di nona diminuita, facciamo una quarta, un sustain fo. Sì, ok, ma qui ci vuole, ma infatti ci sono dei dischi che sono, per dire, ritmica, un basso e via, cioè Ma Bari e Ma Sol dei 49ers alla fine. Ma bare, da bare, cos'è? Una ritmica, ma non vuol dire, non voglio sminuire,
Ma l'essenzialità delle volte premiava, cioè quindi non è inutile metterci cori, per l'amore del cielo, sono anche belli, accordi belli, eccetera, eccetera. Però quando devi far ballare la gente, devi anche capire anche in relazione a tutto quello che va. Il musicista, non conoscendo le scalette delle cose in discoteca, Certo. era un po', cioè nel mondo, ripeto, forse dei Toto, ecco, cioè, capisci? Cioè, gente che suonava Vanhalen, Toto, così in un attimo, però poi la discoteca era un'altra cosa, insomma, perché in discoteca si ballavano anche cose, ripeto, un po' meno cariche, ecco, e un po' più. Questo per dire che appunto la musica è cambiata tanto da quel momento lì. Negli anni 80 la tecnologia ha aiutato con delle strumentazioni a, per esempio, a risparmiare sui batteristi, faccio per dire, perché c'erano queste drum machine che poteva programmare anche uno che non era un batterista, c'erano dei pattern dentro, cose. Ora, detto così, sembra una stupidaggine, ma quando devi chiamare un turnista a suonare la batteria, a parte la difficoltà, ci vuole la batteria buona, ci vuole l'ambiente buono, i microfoni buoni, lo devi pagare perché un turnista che faccia bene tutto alla prima, devi prendere uno bravo che costa di più, se prendi uno un po' meno bravo, però ci vuole più di tempo di studio, insomma, e quindi insomma, ha aiutato anche a ridurre i costi, poi alla fine, ripeto. Sono venuti fuori questi campionatori Sì, poi c'è stata tutta l'evoluzione. Certo. col computer, ta ta ta, si fanno cose che prima una persona da sola non lo poteva Non fare. riuscì, sì. Non lo poteva proprio fare perché prima chiamavi il bassista, il batterista, il chitarrista, il tastierista, il cantante e dovevi pagare queste persone, non è che venivano Gratis. perché poi le produzioni avevano un certo costo, capito? Però la musica poi è cambiata perché il gusto è cambiato. La gente, cioè, il primo disco di riferimento è stato Pump Up the Volume, il primo che ha, dico a livello popolare, insomma, che è diventato un successo, ma se tu ascolti Pump Up the Volume rispetto a Survivor di Mike Francis, cioè, sono due pianeti diversi. Noi ballavamo Run to Me di Tracy Spencer, Madonna, ballavamo. Cioè, quando senti Pump the Volume, era proprio una serie di campionamenti, uno dopo l'altro, e poi ti ricordi che c'era un'inflazione, no? Sì. È Era tutto, cioè, James Brown era tutte le parti, aveva cantato. vero, James Brown è vero, è tutte le Sì, parti. get up, get down, perché poi, essendo che non c'era nemmeno una legislazione definita, poi tutti rubavano in quel momento lì, prendere qualsiasi voce, poi dopo si sono un pochettino, diciamo, rinvenuti e sono diventati, e hanno messo delle leggi anche sul copyright, sul campionato, perché prima potevi campionare qualsiasi cosa. Poi, diciamo, ci ricordiamo di Black Box, Ride on Time, un successo da milioni di copie, con la voce di Loretta Holloway, però purtroppo dopo loro insomma, hanno dovuto rispondere di questo campionamento selvaggio e hanno dovuto corrispondere dei soldi, insomma. Ma sono Vabbè. famosi a livello mondiale. Certo. Tutti i dischi che hanno fatto dopo, insomma, hanno portato un copioso guadagno, ecco, usiamo. Allora, torniamo alla discografia, torniamo, visto Vai, che il tempo, io ti ascolterei ore, visto che il tempo io sta sono scorrendo, ok, sfruttiamo proprio gli ultimi 10-15 minuti. Veramente entriamo proprio nei tuoi successi che ti hai fatto. Allora, io sacco di giri, a un certo punto porto lo studio a Ponta Egola, non ti dirai come ci sei capitato, io ero amico di Punta Egola. Federico Scavo, che aveva uno studio insieme a Riccardo Menichetti a Ponta Egola, lavoravano per X-Energy, avevano fatto anche, insomma, stavano lavorando bene,
E io avevo voglia, perché io da solo ci sto male, ho sempre bisogno di condividere, di fare, di confrontarmi. È un bene. Sì, no, sì, io sono convinto che la contaminazione arricchisce sempre, sempre. E quindi non sono di quelli gelosi che dice perché prima in studio non facevano vedere perché pensavano di essere depositari di segreti tecnici, no? Chi viene viene, io questo sono e basta. E allora ho portato lo studio là, dai, ci buttiamo, perché poi, come ti ho detto prima, fare musica, come ballare musica, è un po' come giocare a pallone, quando lo fai con gli altri ti diverti, capisci? Cioè, certo, ci vogliono le persone che sono in sintonia con questo spirito di lavoro, se trovi, diciamo, le persone che si chiudono, non arrivi a nulla. E lì venivano delle persone che commissionavano delle produzioni, fra le tante persone c'era anche questo Marco Talini, che poi è praticamente la Gitana Records, era diventato il discografico proprietario della Gitana Records, e mi propose, disse: ma guarda, anche perché lo studio lì attraversava un momento di dubbi sulle scelte artistiche da compiere, sai, ci sono questi, no? Perché fra gli altri ragazzi dice: ma io voglio fare più italiana, no, io voglio fare più dance, Federico voleva fare un po' più di techno, di house, invece Riccardo era più orientato sulla musica italiana, che perché a lui piaceva più quello. Allora mi disse Marco: guarda, io metto su, adesso c'ho un progetto, voglio fare questa casa discografica e ho bisogno di gente, voglio fare un team di produzione, un musicista, un DJ, io, che comunque era un DJ, anche lui, te la senti, ti vuoi buttare? Dico: pronto, via, andiamo. Sicché smontato lo studio dopo 2 anni, il mio studio è stato itinerante, ci potevo mettere le ruote, e sono andato l'ho portato alla Gitana, che era all'Arciano, l'Arciano, provincia di Pistoia, aveva gli studi là. Lui aveva fatto veramente un grandissimo studio principale, veramente con una strumentazione notevole, ecco, e poi mi aveva dato una stanza al piano di sotto, e detto: guarda, tu qui ci fai il tuo studio, sopra ne facciamo un altro, lavoriamo, arrivano queste idee, ci lavoriamo sopra, le arrangiamo, e poi insomma ci troviamo, insomma, in qualche maniera. L'importante è che tu che hai questa visione da DJ, siccome avevo un po' il database nella testa, no? Di cose anche da prendere, perché a quel tempo lì il musicista inventava le melodie, però il DJ rielaborava le melodie, insomma, taroccava delle cose, gli veniva in mente un campione dagli anni 70, riproponeva, insomma, ci sono tanti esempi nella discografia anche 80-90 di cose, cioè io qui mi genufletto, il mio amico Ecco Buontempi, che esatto, ha fatto Corona, ha detto che, insomma, dice: io non copio, io rubo, e questa è però cioè non è che basta rubare, insomma, bisogna avere l'idea forte, infatti, prendere gli elementi forti al momento giusto, saperli combinare insieme, perché non è che basta prendere le cose così, basta mettere insieme, e se uno riesce a fare un successo come The Rhythm of the Night, ragazzi, stand innovation, perché cioè, è veramente, cioè, ha venduto, lì siamo a milioni di copie, poi Ancora oggi hai visto Black Eyed Peas, insomma. Sì. Ormai quello è un evergreen, cioè è entrato nell'Olimpo. Comunque sono entrato in questa bellissima struttura, vado dritto, e un giorno arriva Alberto Bambini, che saluto, con una cassettina.
il provino, il demo di Disco Disco. E allora ci mettiamo lì a sentirlo, insomma, più o meno la linea melodica quella era, il campione quello era. Fa, ma te che ne pensi? Per me è una botta, ma sicuro, ma io mi posso sbagliare come tutti, perché mi posso sbagliare, però secondo me è una botta. Ma guarda, pensaci bene, perché questa è una... Oh, la scelta è tua, perché te sei discografico, però devo dire che delle volte il potenziale lo senti anche, diciamo, in cose appena accennate, voglio dire, no? Cioè, non sì, è... sì, sì, è quella sensazione a pelle. Quella sensazione, perché c'era quel giro che veramente era forte, forte, forte. Dico, guarda, secondo me questo qui, se si arrangia bene, se si fa bene, può veramente dare dei risultati. Però nessuno ha la sfera di cristallo. Ho detto, proviamoci, vediamo. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che ho sperimentato nella mia vita da arrangiatore. Non sempre una buona idea, cioè un buon demo, riesce a mantenere quella carica, quel potenziale, perché delle volte quando le cose un po' fatte alla svelta, usiamo questo termine, o fatte in maniera, come dici te, casalinga, vengono poi fatte bene, perdono quel qualcosa, perché magari tu le suoni bene, le fai tutte quantizzate, fai dei volumi, mentre invece io ho sempre questo esempio. James Brown, no? Era uno che acciottolava anche la batteria, voglio dire, non c'era il batterista, no? Lui urlava, faceva degli urli. Però delle cose sgangherate, delle volte trovi una colorazione che ti dà un'emozione. Quando poi tu tendi anche a fare tutto bene, quindi tutte le note quantizzate, la ritmica al posto giusto, eccetera, eccetera, tutto intonato, eccetera, eccetera, magari perdi... Cioè, Battisti alla fine non era intonatissimo, Vasco Rossi alla fine non era intonatissimo, Jovanotti non è intonatissimo... Ma non è il punto, però ti dà qualcosa. Quindi ecco il rischio, comunque, quello che poteva succedere. In realtà non è stato così, perché ci siamo messi, e come tutte le cose che funzionano, in tempo brevissimo, non mi ricordo, in qualche giorno, boom, si realizzò questa versione veramente che suonava bene, lo dico, insomma, perché basta mettere il disco sul piatto e suona bene. E tempo una settimana, insomma, Usuelli disse, è in programmazione, io mi ricordo sempre, è in programmazione Radio DJ. Grande. In una maniera molto, molto, insomma, naturale, ecco, naturale. Ta, 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 ta. Altre volte ti arrampichi, no, sulle cose, faccio così, faccio colà, e altre volte lasci fluire e dici, io lo faccio. C'hai il disco da farci vedere? Sì, 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 eccolo. E ricordiamo per i nostri ascoltatori che il progetto è quello di Mabel, Disco Mabel, Disco. Mabel, certo, no, figuriamoci. Uno dei brani degli disco anni di... 90, perché poi è uscito nel 1999. Ok, gli anni 90 più forti. È uscito nel 99, poi questa è una versione inglese che hanno fatto subito gli inglesi, che in Italia non credo che si trovi, scusami. Vediamo un po' come si chiama Special Euro Mix 2K. Ci sono dei DJ inglesi, Sabotage, mixato da Sabotage. Gli inglesi, insomma, ne fecero subito, e poi va bene, a seguire subito Bam Bam, che questo era molto forte, e poi Don't Let Me Down. Però attenzione, io Volevo dire una cosa, ma insomma può non essere importante, che il cantante, da questi due primi dischi a Don't Let Me Down, questo qua, è cambiato. Un altro? Nei primi due dischi il cantante era lo stesso Alberto, che se li era fatti lui, poi insomma era stato un po', diciamo, curato nel suono.
poi dopo ha deciso di fare altre cose, di allontanarsi da questo progetto. Lui è un appassionato di trance, si era buttato sulla trance, e allora è entrata una voce molto simile, che comunque era già comunque un cantante professionista, già cantava a livello professionale, insomma, è che è Paolo, che non solo ha continuato il progetto in maniera, insomma, però ha fatto un ottimo lavoro, perché anche poi le produzioni successive ha conquistato un disco d'oro in Austria per la vendita di copie. Sto parlando di Bam Bam, però, Bam Bam. E poi in Francia è uscito l'album. L'album non è stato, abbastanza. L'album è uscito in CD, non è uscito in vinile. Non è uscito immediatamente, perché la Gitana comunque portava avanti tanti altri artisti molto interessanti. Vorrei ricordare MTJ, con Lovely Dance ha fatto un buon lavoro, Voice to Voice, poi c'era MTJ, Voice to Voice, c'era Master Mood, insomma, Ethno Techno, aveva vari artisti che portava avanti tutti insieme, insomma, eravamo solo due studi, per cui facevamo un po' le capriole. Questo album alla fine lo facciamo, poi insomma è uscito, in Francia lo chiedevano, è andato anche molto molto bene. Comunque, io sono curioso, no? Visto che te stai guardando tutti questi dischi, io sto curioso, ma che cosa c'hai lì? Allora, i dischi? Allora, guarda, io... Perché no, perché ogni tanto ti vai lì, no? E sfogli, allora, come un cimelio. Allora, sì, allora, due cose di cui sono particolarmente orgoglioso. Ecco, vai. Mix. Il Remix Network. Le conosci? Uno è Passion. Sì. Aspetta, sì, questo è Passion. Questo è Memories. Questo è Memories. È Memories. Che poi ricordiamo, i Network, Gianni Bini, Maurizio Tornelli. Marco Galeotti, Marco Genovesi, se non sbaglio, Fulvio Perniola, come dimenticare Fulvio. E avevo già fatto questi due successi, e insomma, se fa sempre piacere, insomma, essere considerato. Poi un'altra cosa bella, io devo dire, legata al mondo della notte, della tecno, negli 90, Franchino, Principato Francesco. Posso dirlo con orgoglio, sono stato il primo ad avere l'idea di mettere la voce di Franchino su un disco. Poi ha continuato egregiamente, ha superato ogni limite, però diciamo, io era tanto che ci pensavo. Lì ci vorrebbe un'altra puntata, perché, sì, perché in realtà è stato stampato in America. Questo disco, che si chiama È Night in Tirrenia, questo è stato il primo. Non è stato né Bonchancan né altri. Il primo di tutti, di Franchino, Holy Moly, etichetta Holy Moly, è stato stampato a New York, perché io ero andato a New York una volta successiva. Ho conosciuto questo DJ che faceva produzioni, che si chiama Eddie Maduro, e praticamente ho trovato il sistema di farlo lavorare tramite amici qui all'Imperiale, in un ultimo dell'anno, e ho detto: guarda, io ho un sogno, io voglio fare un disco con e c'era Franchino che faceva il vocalist. Ho detto: guarda, secondo me questa voce qui, perché Franchino onestamente ha una voce particolarissima. È molto particolare, ma infatti il produttore cosa fa? Lavora su queste idee, o sulle melodie, o su... detto, ma secondo me è un disco techno house con la voce di Franchino, perché già era un disco, cioè già quando lui parlava sui dischi era già un disco. E lui disse: guarda, ok, sai che facciamo? Okay, torniamo una sera e lo portammo in studio dopo una serata. E dicevo, e si disse: come scriviamo sto testo? Ho detto: ma quale testo? Mettetegli un sottofondo
e le cuffie e tu fai il vocalist, tutto quello che ti viene in mente lo devi dire. Quindi lui di notte, ma che poteva essere le 3, le 4 di notte, continuò a fare il vocalist, eccetera, eccetera, per un'oretta, così e così, e poi si serviva, grazie, arrivederci. Scegliemmo insieme a lui quello che è di più interessante. Perché lo sai, ogni tanto raccontava delle favole, abbiamo levato le cose che non c'entrano. Abbiamo preso questa bellissima storia della rapidezza, no? Che la vita è rapida, Conosco il disco. esatto, la vita è rapida, mucho colore. E abbiamo detto, questa è di per sé una bella storia, no? La vita, il colore. E abbiamo fatto una base, poi in 2 giorni l'abbiamo mandata a Eddie, che l'ha stampata in America. Ed è piaciuto molto anche in America, ha avuto un bel riscontro, insomma. Quindi diciamo che di musica non mi sono fatto mancare niente, ho fatto vari tentativi, ho fatto musica per teatro, cose. Ah, addirittura. Sì, ho fatto delle musiche per 2 spettacoli teatrali, uno si chiama Il Giardino del Silenzio, l'altro Mister Galilei. E adesso addirittura ci sarà una riedizione. Dopo tanti anni, dopo una ventina d'anni del Giardino del Silenzio, dove ho fatto cose, diciamo, che vanno dal dubstep alla jungle, addirittura, qui te la butto lì così, insomma, tanto ormai è, una di queste musiche fatte per questo spettacolo teatrale di natura jungle, poi dopo è stata ascoltata da MTV, è diventata la sigla di MTV on the Beach da Ibiza, perché era piaciuto questo pianoforte. Qui era nato per un'altra, completamente per un'altra cosa. Non so come arrivò sul tavolo di MTV. Ah, ma questo andrebbe benissimo. Quindi per qualche anno è stata anche sigla di MTV on the Beach da Ibiza. Insomma, sì, a me piace fare anche cose un po' diverse perché si contamina tutto, Che poi è un'esperienza, comunque. sono esperienze, sono esperienze. Te pensa che nel Giardino del Silenzio io ho fatto una versione, non so nemmeno di che genere, era Steppe Jungle di Lucia di Lammermoor, è venuta la cantante lirica a cantare proprio la Lucia di Lammermoor, che è fatto un casino perché poi non vanno, non è che hanno il click, non gli potevo mettere il click in cuffia perché chi fa la musica classica è libero, no? Eccetera, eccetera. E quindi ho dovuto poi prendere le voci, tagliarle, mettere a tempo. È venuta una versione pazzesca, veramente fuori di testa. Ma insomma, ecco perché ti dicevo la stanza dei giochi: bisogna giocare la musica. È uno strumento per divertirsi. Certo, per divertirsi, certo. E se ti diverti, ci sta che in quello che hai fatto possa uscire, diciamo, questa sensazione di divertimento. Volevo dire per finire, dai, io sono curioso. Io Madonna. sono curioso, Alessandro. Facci vedere ancora un po' Allora, di dischi, facci vedere poi ai nostri ascoltatori. questa è una cosa molto. Questo è Panariello. Questo è Panariello, vedi? Questo è un disco, è stato fatto per Telethon, dove io e Riccardo Cioni, allora, abbiamo remixato Mezzo a voi di Panariello. Mezzo a voi, Madame, eccetera, eccetera. È stato un disco fatto per beneficenza, perché poi è stato, diciamo, i proventi sono andati a Telethon, quindi è stata un'operazione della Rai. Però questo disco è abbastanza raro. Sì, non è stato commercializzato. È stato un disco, diciamo, non lo so, in qualche maniera stampato in poche copie. Proprio per questa trasmissione, per questo Sì. non so se la Rai lo regalava, se lo dava, eccetera. Ah, capito. No, non lo so, però ecco, sono orgoglioso, insomma. Bello, bella chicca questa. Poi? Sì, in mezzo. Poi? Poi va bene, ci sono. Veloce poi?
Poi c'è, per esempio, ecco, ecco, un disco con Riccardo Scioni, vai. Questo è stato un disco stranissimo, si chiama Car 29. No, ma questo ce l'ho. Lo so, perché già vai, 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 vai. È vero, è vero. No, Questo è un disco che là, spettacolare. non lo sapevi. Bene, perché Car sarebbe Claude, che è Claudio Guidi, Alessandro e Riccardo, 29 il civico della casa di Riccardo. E lui quando andava in discoteca faceva sempre vai, 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 È vai, vai, vero, è giusto, vai, vai, vero. Non mi vai, 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 vai. ricordavo, non mi ricordavo, ma l'ho comprato quel disco. Sì, Bene, mi sì. fa piacere. Poi ci sono tante produzioni di musica, aspetta, ce l'ho qua, di musica progressive, perché con Franchino poi tutti mi hanno detto, ma allora te devi fare la progressive. E allora mi sono messo a fare dei dischi di musica progressive, ora questi qui erano abbastanza Nuraki oppure Only Noise, erano tutti abbastanza, come ti posso dire, di... Già, Only Noise, bellissimo, mi ricordo. Sì, mamma mia. Questo è un altro, ecco, allora, queste sono altre le due cose che cercavo. Allora, una Perché l'Only Noise, mi ricordo, era Musè. Mosè, esatto. Musè, ecco, mi ricordavo, sì. Ma anche lì, se ti ricordi, quella era un'area di Ennio Morricone. Sì. Ma ce l'ho il disco, eh? L'ho in garage, sì. No, sei pazzo. No, qualcosa ho Allora, comprato. questi non ce li puoi avere perché penso abbiano venduto Un disco. poco. Questo, guarda, è il numero 15, questo del catalogo è il numero 15 della Digit. No Sex Until Marriage. Questo è stato, credo, il mio primo disco mai fatto, col campione, un campione che diceva No Sex Until Marriage. Ah, boh. Ed è appunto del, credo che sia proprio del 90, 91, sì, forse. Però la Digit era un'etichetta, diciamo, che poi ha fatto Sì, storia. certo. E questo è del catalogo numero 15, quindi ti puoi immaginare, insomma, uno dei primi. Dei primi. Poi mi posso fregiare di aver fatto un disco prodotto da Robix Savage su DVA, vedi? Questo è DVA. Insieme a Claudio Mingardi, che era uno dei suoi DJ arrangiatori preferiti, questo è Love for Love. Però mi ha fatto piacere frequentare il suo studio, perché c'è DVA, un'etichetta che... Questo mi sa che è del 91. 91. E quando ho fatto questo disco qui, ancora non era fuori, non c'era ancora né Aysen né Alexia. Sì, perché sono partiti qualche anno più tardi. Sì, allora. Non c'era neanche W, mi ricordo. No, 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 no. Allora, questo disco qua, Beatrice Bailey. Beatrice Bailey. Got to give me love. Sì, è un disco commerciale con la voce di Alexia. Con la voce di Alexia. Che chicche, ragazzi, Ale, ci stai tirando fuori. No, ma Alexia. I nostri ascoltatori stanno sbavando, te lo dico. Guarda, Alexia, quando venne in studio da me, cioè con una turnista tranquillissima, perché ancora non era Alexia ancora, cioè era la corista. Era Alessia Aquilani, non era ancora Alexia con la X. Era Alexia, esatto. Una ragazzina squisita, al termine della registrazione mi disse, ma guarda, io però non ne ho più voglia di fare la corista, io vorrei fare le cose mie, vorrei cantare in italiano. Ora vediamo un po', secondo com'è, mollo questa cosa, mollo la DVA, basta, perché sì, mi piace, però la dance, perché poi tutte le cantanti, giustamente, specialmente le coriste, hanno... Ah, già, c'è un'altra cosa che devo dire. Tutte le coriste hanno una velleità, quella di diventare cantanti protagoniste, quindi lei sapeva di avere una bella voce e voleva uscire proprio come cantante, con cantante tipo Alessia Aquilani, cioè non come... Poi invece, tempo qualche mese, cioè si vede forse
Roberto ha sentito questa sua frustrazione e le ha dato, diciamo, un progetto tutto suo come Alexia, ha fatto il botto e quindi ha continuato come Alexia. Poi comunque una volta poi è passato all'italiano, cioè, però poi è riuscita finalmente a passare l'italiano. Una cosa che non sai, ecco. Ecco, qual è la cosa che non so? La cosa che non so, ma non è un disco mio, è che io praticamente ho fatto dei dischi, ora dunque non mi ricordo qual era, dunque aspetta, ho fatto un disco e molte tra... Io lavoravo con una cantante inglese che cantava piano bar qui a Pisa e si chiamava Sandy era, vabbè, ti sto dire anche, ma non è Sandy Chambers? Yes, è lei. Ah, Sandy, okay, vedi. Sandy Chambers, esatto, Sandy Chambers. Io ho abitato con Sandy Chambers. Ah. Perché lei era una ragazza che studiava a Pisa. Allora io proprio con questo mio amico qua l'avevo convinta a venire in casa col microfono a cantare delle melodie. E poi l'ho coinvolta e facevamo un sacco di provini, di cose, di demo, ma non è che tutto è stampato. Mi sembra un disco l'ho stampato e ora fra i mille dischi mi verrà anche a me mente. Ora ti saprò dire anche qual è. E fra i tanti dischi lei mi disse poi alla fine... Dice Ale, ma io però qui mi piacerebbe lavorare nella musica, se sto dietro a te col cavolo che ci mangio. Dico, guarda, facciamo una cosa, allora ti presento a un impresario, ti presento a un produttore, che poi lui ha presentato all'impresario, ti presento a un produttore mio amico che comunque ti sente, eccetera, eccetera. E l'ho portata da Roberto. È diventata la voce di Corona. Quindi dopo The Rhythm of the Night, la mia amica Sandy, sì, è la voce, è diventata Corona. E ogni tanto ci sentiamo, però ecco, diciamo che eravamo proprio così amici che poi abbiamo abitato per un periodo insieme, perché lei stava a Pisa, poi sono andata a Londra. Un altro aneddoto su Sandy Chambers: siamo andati a Londra, io avevo questi provini su cassetta, siamo andati alla Champions Record a Londra, io e lei, siamo scesi, studi della Champions meravigliosi, lei ha detto, guarda, sono con un mio amico produttore italiano, eccetera, eccetera, sentite se vi piace. Hanno detto, ma sì, il pezzo è carino, però non ci convince tanto. Avevano un gruppo famoso, nel quale non mi ricordo bene il nome, ma era proprio abbastanza famoso, cioè che la cantante adesso se ne va, per cui siccome ci piace la tua voce, potresti, cioè ti invitiamo a far parte di questo gruppo, perché tu cantava bene, indubbiamente aveva una bella voce, eccetera, eccetera. E lei ci pensò e disse no, io voglio tornare in Italia. Insomma, tu sei pazza, perché questo gruppo era un gruppo... abbastanza importante, sono passati veramente 32 anni, non mi ricordo, cioè era un gruppo che conoscevamo, però non erano gli Earth, Wind & Fire, ecco, era un gruppo che al tempo, negli anni 90, si sentiva un po' in giro, poteva essere M People, per dirti, quel livello lì, ecco, insomma, un gruppo che si sentiva, ma non... E lei disse, no, guarda, io voglio tornare in Italia a fare questa cosa. Allora, poi è tornata in Italia e è partita, ma sono contento che sia partita, perché poi lei dopo ha fatto la corista di Laura Pausini, ha fatto, insomma, la corista per Giorgia, insomma, ha fatto delle cose, ha fatto tanti prodotti anche dance, con delle più importanti. Niente, diciamo, forse di estremamente esplosivo, però insomma, voglio dire, baby, peccato che era uscita come Corona, insomma, perché no, forse con Zanetti forse ha fatto qualcosa anche come se c'è qualcosa a suo nome, sì, con Zanetti, o non mi ricordo sinceramente qualcosina. Quindi vedi, quando giri, no, e poi fai un po' come la pallina del flipper, la mia politica è più ti muovi e più
possono capitare le cose, capito? Quindi mi piace fare la pallina del film. Bene, bene, bene. Perché se stai sempre lì chiuso in studio, cioè che comunque ci devi stare, no? Oppure non fai entrare le persone, non ti apri a collaborazioni, eccetera, eccetera, rischi poi di chiuderti lì nella tua tana e poi può succedere di tutto la vita. Certo. Però più giri, più le cose, c'è la probabilità che nascano Qualcosa di importante. qualcosa di Oh, importante. Ale, il nostro tempo è scaduto, eh? No, ma lo so, ma colpa. Ma io Che si fa? non ho preparato niente. Bisogna No. fare una seconda puntata. Allora, il problema mio è che la mia vita è sempre stata così convulsa, no? Piena di mille progetti, in maniera anche un po' scoordinata, che anche quando ritorno nel passato, io non è che ho come una mente normale tutta cronologia, capito? Io. Tu va un po' a destra, un po' a sinistra. Sì, mi ricordo, cioè quando non mi ricordo dei momenti entusiasmanti, dei momenti ho conosciuto veramente tanti begli artisti, tanta gente entusiasta, tanti begli studi. Sai, Ale, con te che voglio fare, lo dico ora, possiamo dire in registrata per i nostri amici, visto che hai tanto da raccontare. Poi ti piace anche confrontarti. Io ti voglio invitare, se sarai disponibile da Ma settembre in certo, poi, a una forse. diretta con i nostri Volentieri. appassionati, Ah, dove potrai volentieri. essere a disposizione con loro e potrai Ma rispondere alle d'accordo. domande che fanno, alle considerazioni. Va benissimo, ma che bello. È molto bello, sta avendo successo. Ora mi sono fermato perché era il periodo estivo, ma abbiamo fatto alcune dirette con gli artisti, coristi, vocalist, cantanti e autori, insomma, è stato un successo straordinario. Cioè, da tutto il Beh, mondo poi, ma da tutto il mondo fanno domande, cioè dal Messico, cioè bellissimo. dai, Sì. Bello. ma dai, che bello. Ci sono, dobbiamo scrivere, è bello parlare del passato, ma dobbiamo scrivere ancora molte pagine. Oh, certo, il presente e il futuro, perché il futuro sarà straordinario, vero Ale? Sarà Sì, perché straordinario, pieno di musica e di successi ancora. sì, perché lo dico anche a tanti, no? I miei colleghi, ma anche a Roberto, specialmente a quelli che hanno già fatto, voglio dire, l'incredibile, no? È che non è che si può fare di più, come dicevano Tozzi, si può Si dare. può dare di più. Ecco, si può dare di più e bisogna fare ancora, ma mai tirare i remi in barca, perché questa è la vita. Se si smette sta roba qua, è finita. No, Se no ti tocca andare in tutina, eh. Purtroppo Riccardo non c'è più, però sì. in tutina a ballare in America. Ma guarda, ti dirò una cosa che da vergognarsi. Forse l'altro anno ho detto, ma c'entro sempre. Ma ce l'hai ancora? Ma certo, poi No! ma Quella devi certo. fare, venga a casa tua, devi farmela vedere. Certo, ce l'ho, tutta dove devi buttare. Me la stavo infilando, sono arrivato alle cosce, ho detto no, non ce la faccio, se sarei una salsiccia colorata, no, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Dai Ale, va bene, dai, che spettacolo. Grazie tanto Ale perché Grazie mi hai fatto vivere un'ora e quasi e mezzo di ricordi entusiasmanti e di sorprese, soprattutto di sorprese che io non mi ricordavo e non te. Guarda, conoscevo. sembra studiato, ma no, No, non è, tra di noi assolutamente. assolutamente non è. Dai, Questo facciamo grazie. Ale, dai, salutiamo i nostri ascoltatori. Fai un Ok, saluto. saluto tutti quelli che hanno guardato questa intervista e spero che vi siate emozionati come me e Massimo, che ci siamo non solo divertiti, ma emozionati proprio a riparlare di queste cose qua. Sempre con la musica nel cuore. Sempre con la musica nel cuore. Io vi aspetto tutte la prossima chiacchierata, come avete visto e sentito, con curiosità incredibili e anche sorprese, che io non mi aspetto, e queste sono veramente sorprese. Un grosso abbraccio da Massimo e da Alessandro Del Fabbro. Ciao a tutti, alla prossima!
obiettivo sulla disco dance, obiettivo sul nuovo volto della musica per ballare, Riccardo Cioni. Riccardo svolge da ben 10 anni le attività di disc jockey e questo l'ha reso famoso in tutta Italia. E alla sua seconda esperienza discografica, in questo singolo che è venuto proprio oggi a presentare a Disco Rink, conserva la matrice della migliore disco music con qualche venatura elettronica. Quindi tutti in America con Riccardo Cioni! America. Go ahead.
Bye.
free. Voi per me dovete stiantare, tutti di bene, stiantate di bene, sì. My baby, anytime that I got this feeling, I can see the fire in your eyes. Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo, un presupposto. Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini,
Io stesso lo sto sperimentando per me. La massima comprensione di una sicurezza per tutti gli italiani. Capisco le famiglie, i giovani che nel senso libero e genitori di andare nei posti per mostrare, frequentare i propri portali, con cui le bar, ritirarsi a buscare una soluzione nel momento di socialità. Sono abitudini che ragionevolmente con il tempo, alla luce delle nostre raccomandazioni, potranno essere modificate, anche adattate alle nuove esigenze. Con il tempo, con il tempo, con il tempo, con il tempo. Ma purtroppo tempo non ce n'è. Il tempo che porca puttana non passava mai. E noi legati tutti a un filo come nel wifi. Notizie nere, notizie intere, tutte le sere. Che non ci si crede. No, pensavo eppure no. Tutto questo dovrebbe passare. Chissà se ci ricorderemo l'inno nazionale. Cantato dai balconi come dei leoni. Come un coro gigante da stadio in Coppa dei Campioni. Sì, e intanto sì. Stavo richiuso all'asciutto. Come quando fuori piove. Piove, piove. Che volevo provare a scappare. Che volevo provare a scappare. Ma dove? Che volevo provare a scappare, ma dove? Che volevo provare a scappare, che volevo provare a scappare, ma dove? Che volevo provare a scappare, che volevo provare a scappare, ma dove? Che volevo provare a scappare, che volevo provare a scappare, ma dove? Provavo a scappare, che volevo provare a scappare, ma dove? Che volevo provare a scappare, che volevo provare a scappare, ma dove? Che volevo provare a scappare, che volevo provare a scappare, ma dove? Che volevo provare a scappare, che volevo provare a scappare, ma dove? Che volevo provare a scappare, ma dove? Che volevo provare a scappare, che volevo provare a scappare.
Thank you.
parte della punta della lingua. La lingua. Strumento musicale. La lingua. La lingua degli stanati. Un applauso, insomma, sto accompagnando un frattino. Thank you very much.